Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Pesca che ti passa. Dopo i due primi video, come si lega un amo a paletta e come si lega un amo ad occhiello, oggi siamo pronti per creare un trave. Se non avete visto i primi due video, vi metto il link in descrizione. Quindi oggi sarà il momento clou. Dopo questo video sarete pronti per andare a pesca. Allora, la creazione di questo trave può essere usata in varie tecniche di pesca, quindi surf casting piuttosto che bolentino, piuttosto che canna da molo, eccetera. La scelta sarà vostra della grandezza del trave. Io vi mostrerò soltanto il tipo di nodo da fare per legare il bracciolo, dove è collegato l'amo, alla lenza madre. Quindi potrete creare con questo sistema potete creare qualsiasi tipo di trave. Ora non perdiamo altro tempo, ragazzi, arriva la parte che mi piace, ma nelle lenze che cominciamo. Allora, eccoci qui, siamo pronti. Allora, qui ho legato un piombo per farvi capire qual è la lenza madre. Questa sarebbe la lenza madre dove andremo a collegare il bracciolo con l'amo. Qui ho creato un bracciolo con un semplice amo a paletta. Se non avete visto ancora il nodo dell'amo a paletta, vi metto il link in descrizione. Invece questo piombo ho fatto un semplice nodo scorrevole. Ve l'ho mostrato lo stesso nodo che ho fatto quando ho legato l'amo con occhiello. E vi metto anche di questo nodo il link in descrizione. Allora, adesso cominciamo. Cercherò di essere il più specifico possibile. Allora, andiamo a prendere la lenza madre. In questa maniera. Ok? E andiamo a sovrapporre il bracciolo con l'amo. In questa maniera qui. Ok, li andiamo a sovrapporre in questa maniera qui. Naturalmente l'amo lo mettete all'altezza che volete. In questo caso io, solo per cercare di rendere l'idea al meglio, metto l'amo il più vicino possibile al piombo. Poggiamo piombo e amo per terra. I fili li abbiamo, le due lenze le abbiamo sovrapposte, così. Ed andiamo a creare il nodo. Ragazzi, è più semplice di quello che sembra. Ora andiamo a creare questa asola qui in questa maniera. Ok? E tutti e due i fili insieme li passiamo tre volte dentro l'asola. Quindi uno, due e tre. Ragazzi, qui è molto importante inumidire il filo, altrimenti si può bruciare e quindi automaticamente spezzarsi nella lamata del pesce. Quindi in questo caso tiriamo i due capi con un semplice nodo. Incominciamo a tirare i due capi e prima di arrivare alla fine andiamo ad inumidire. Quindi ora possiamo stringere il nodo. Ok, questo è il nodo finito ed abbiamo legato il bracciolo sulla lenza madre. Ora, per rendere meglio l'idea, vado a tagliare l'eccedenza. Questo qui è il terminale finito. Amo, questo è il piombo, amo legato sulla lenza madre. Spero che si riesca a capire. Questo è un semplice trave che si può utilizzare per la pesca a bolentino, pesca al tocco dal molo. Possiamo utilizzarlo anche al surf casting, facendolo un po' più lungo il bracciolo, molto ma molto più lungo. E qui la fine del trave, poi la colleghiamo vicino a una girella. Naturalmente io ora ho legato solo un bracciolo sulla lenza madre per mostrarvelo, ma voi siete liberi di legarne quante ne volete, due, massimo tre. Io sono sempre del parere che troppi ami sulla lenza possono creare molti ma molti più grovigli, quindi io uso massimo due ami. Anche al surf casting il massimo sono due ami, non ne metto mai tre. Un altro trucco che vi vorrei far vedere. Questo mi è stato insegnato da mio padre,
Guardate, in questo caso la lenza del bracciolo tende ad andare verso la lenza madre, quindi sarebbe molto facile che si crei memoria. In questo caso, cioè questo, quindi se si crea questo tipo di gioco sul filo è molto probabile che si creino grovigli, quindi molti rompimenti di scatole praticamente. Allora, onde evitare che si crei memoria, io dopo aver legato il bracciolo vado a fare questo tipo questo gioco qui. Questo mi è stato insegnato da mio padre. Prendete bracciolo e lenza madre in questa maniera qui, create quest'asola qui e fate un giro soltanto all'interno in questa maniera, ok? E andate a stringere verso il nodo. Naturalmente cercate di farlo venire il più pulito possibile. Una volta stretto succederà questo: il bracciolo si mantiene più verso l'esterno che verso l'interno, quindi questo gioco qui della memoria sarà molto più difficile che si crei. Ma se si crea lo riuscirete subito a sbrogliare. Penso che si capisca che il bracciolo tende a spingere verso l'esterno. Ecco ragazzi, come vi ho mostrato, è un nodo molto semplice, ho cercato di spiegarvelo nei minimi dettagli, quindi la cosa bellissima di questo nodo per legare il bracciolo dove è collegato l'amo alla lenza madre è che possiamo decidere di usare varie grandezze di lenze per la lenza madre e per il bracciolo, quindi ci possiamo davvero sbizzarrire nell'uso delle lenze. Fluorocarbon per il bracciolo e per la lenza madre normale nylon. Quindi ragazzi, ora siete pronti per andare a pesca. Nei prossimi video vi mostrerò come si crea un trave con galleggiante. E per concludere, sei di nuovo lì, tu, quello dell'altra volta, sempre tu. Non ci pensare, te l'ho detto già l'altra volta. Lo stress è tanto, lo so, specialmente in questo periodo brutto. Se i problemi non vanno via, c'è rimasta un'unica soluzione, una medicina naturale. Pesca che ti passa.